cerchiamo innanzitutto di spiegare in pochissime parole che cos'è, a che cosa serve, chi l'ha utilizzato, quando viene utilizzato e poi andiamo a vedere quello che è stato detto in queste settimane, come al solito, se è corretto o non corretto. Benissimo. Riferendoci al dato oggettivo, che sia chiaro. Allora, cos'è il MES? Meccanismo Europeo di Stabilità. Fondo salva stati. I punti salienti cosa sono? Da quanto tempo esiste? Perché anche qui, diciamo, la polemica sembra che dica che il MES sia una cosa che è stata, che viene presa in considerazione adesso, che deve essere introdotto adesso. No, il MES esiste dal 2012. Quello che stanno facendo adesso è un cambiamento, una rivalutazione del MES che poi avrà collegato successivamente l'eventuale riforma del salva stati, perché questo è considerato il fondo salva stati, ma l'intervento effettivo sulle banche o meno sarà collegato direttamente a un'altra sigla che impareremo a utilizzare, che è l'EDIS, e che poi vedremo. Chi lo ha utilizzato già il MES, cioè il fondo salva stati, ossia ha chiesto i soldi per poter naturalmente ristrutturare il proprio debito e per poter naturalmente salvare quella che era la situazione economica in quel momento, l'hanno già chiesto la Grecia, che è sicuramente l'elemento più negativo che abbiamo avuto, perché ahimè l'intervento attraverso il Fondo Monetario Internazionale, in questo caso che c'è stato sulla Grecia, abbiamo visto quello che ha portato in maniera generale, ma lo ha chiesto anche la Spagna, il Portogallo e l'Irlanda. Se noi adesso andiamo a vedere qual è la situazione di Spagna e Portogallo, non possiamo dire che dopo l'intervento del MES questo non abbia fatto un favore ai politici europei, ma in realtà ha permesso a questi due stati di risistemare i conti e di ripartire in una determinata maniera. Chi sono i maggiori finanziatori? Beh, i maggiori finanziatori, anche qua c'è stato il discorso, la polemica, l'Italia, solo l'Italia. No, signori, i maggiori finanziatori sono in primis la Germania, quindi quando anche si dice andiamo a dare i soldi alla Germania, la Germania è la prima finanziatrice, poi c'è la Francia, poi c'è l'Italia e poi ci sono tutti gli altri stati. Ma quando parliamo naturalmente di contributo, parliamo di un contributo che la Germania è quasi il 27% di contributo, la Francia è un 20-21% e l'Italia comunque è un 17,8%, quasi 18%. Quindi stiamo parlando di contributi importanti, contributi calcolati sul PIL che c'era nel 2010. Quindi oggi il MES già esiste. Quali sono state le polemiche principali in questi due giorni? Lo vediamo direttamente dal grafico. Allora, le polemiche principali sono derivate innanzitutto da un problema, che è quello di aver, possiamo dire forse polemicamente, volutamente confuso o mischiato il MES con l'EDIS. Allora, il MES abbiamo detto che è il meccanismo europeo di stabilità, l'EDIS invece è l'assicurazione sui depositi bancari. L'EDIS verrà affrontato nei prossimi giorni, il MES non prende già in considerazione l'EDIS, ossia la Germania ha tentato di vincolare la variazione del MES all'EDIS, cioè ha iniziato a dire no signori, il salva stato, però ci deve essere il vincolo che poi andremo a vedere sui titoli bancari. Mi deve essere votato dal Parlamento, perché poi si è puntato su questo, allora è stato cambiato, questa l'accusa dell'opposizione, non solo senza passare dal Parlamento. Allora, arrivo subito alla risposta alla tua domanda. Allora, quindi se la regia mi dà per piacere il grafico. Ecco qua. Allora, siamo partiti dalla definizione, alto tradimento, quello che stavi dicendo tu, è stato firmato un accordo non a conoscenza dei partiti e non è stato votato dal Parlamento, che deve essere votato dal Parlamento. Da quello che abbiamo appreso ieri alle Camere, quando Conte ha parlato, ha detto, signori, per quanto riguarda la quinta commissione parlamentare, quindi stiamo parlando del 6 di marzo, e la 16, quella presieduta da Borghi oltretutto, quindi Lega, e quella, la 16esima commissione parlamentare del 24 di luglio, quindi c'era ancora la Lega con il Movimento 5 Stelle come governo, hanno emesso parere favorevole delle relazioni programmatiche. Quindi immediatamente sta dicendo, c'è stata un'informazione, una conoscenza? Assolutamente sì. Nella commissione parlamentare c'era addirittura dentro la Lega, e non solo c'era dentro, ma ha espresso parere favorevole con alcuni vincoli. Questo è importantissimo da dire, con alcuni vincoli, come succede sempre quando si va a negoziare. Si dice deve essere trasformato questo MES. Sì, a me va bene, però vorrei che fossero posti questi altri vincoli. E quindi
L'altro punto è quello di cui si diceva: c'è un automatismo di ristrutturazione del debito, i risparmi degli italiani sono in pericolo. Questo è quello che dice la Meloni. È vero? Vediamo subito il punto 12b, sempre citando quello che è stato detto a livello teorico del nuovo trattato, è sostanzialmente uguale a quello precedente. Ergo, se io oggi non voto la variazione del MES, ossia mi oppongo, comunque esiste, diciamo, la regolamentazione del MES che dal 2012 ha governato fino ad oggi. Quindi cambia qualcosa? Assolutamente no. Anche se votano questa variazione, non cambia assolutamente sull'automatismo di ristrutturazione del debito. Perché è previsto tre modalità di intervento e anche la seconda, quella leggermente più forte, non implica immediatamente e automaticamente l'automatismo. Quindi possiamo tranquillamente dire che la prima affermazione, quella di alto tradimento, e quello di cui non si è data informazione al Parlamento è assolutamente falsa. Che debba essere votato nel Parlamento? Assolutamente sì. Per quanto riguarda l'automatismo di ristrutturazione del debito, cioè automaticamente c'è la ristrutturazione del debito, anche questo è assolutamente falsa. Ma perché? Perché è stato unito il discorso dell'EDIS, che ancora deve essere trattato nei prossimi giorni, al MES.